costruita lungo una stretta cresta di calcare ad oltre 600 metri di altezza. Questa è Montepulciano, nel cuore vinicolo della provincia senese, ma soprattutto immersa in quei paesaggi unici tra la Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità, e la Val di Chiana. Il paese è circondato da una cinta muraria e da fortificazioni progettate da Antonio da San Gallo il Vecchio nel 1500 per ordine di Cosimo I. Montepulciano è conosciuto principalmente per l'imponenza dei suoi palazzi rinascimentali, l'elegante bellezza delle sue chiese, ma soprattutto per il vino nobile, uno dei toscani più apprezzati a livello internazionale. CIFO, da 45 anni, per un'agricoltura ragionata. E da Montepulciano abbiamo raggiunto il borgo di Vagliano, ma da Vagliano, risalendo lungo il tipico viale di cipressi che costella questi territori, abbiamo raggiunto la tenuta Lodola Nuova, uno dei tenimenti Ruffino. E qui con noi ad accompagnarci la dottoressa Valeria Fasoli, che è responsabile agronomico dei tenimenti Ruffino. Io dico tenimenti perché siamo partiti in Montepulciano, vino nobile, però i tenimenti hanno questo cuore toscano che si allarga. Ai rossi pregiati più conosciuti, vogliamo pennellarli. Brunello, Chianti classico soprattutto, e poi Nobile di Montepulciano, per cui diciamo il cuore delle DOCG sono esattamente queste, che sono il cuore proprio di tutta la Toscana, insomma. Poi abbiamo anche altre produzioni, Chianti e Chianti Superiore, ma diciamo questo è proprio quello che contraddistingue l'azienda Ruffino, insomma. Ecco, tra l'altro contraddistingue da oltre un secolo la storia di questa azienda, perché fu Ilario Ruffino proprio a dire il territorio deve diventare l'espressione del vino, o il vino l'espressione del territorio, che poi alla fine significa un unico comportamento. Un unico comportamento è interpretato e voluto dai titolari in maniera molto precisa, perché in ogni territorio adottiamo sistemi e pratiche agronomiche per ottenere al massimo quella che è l'espressione del vitigno nel proprio territorio, per cui non gestiamo allo stesso modo Brunello piuttosto che Chianti Classico, piuttosto che Nobile di Montepulciano, pur magari trattandosi sempre di Sangiovese, per esempio. Esatto, ecco, a questo proposito, tra l'altro, così in questa pennellata generale, in questa tenuta Lodola Nuova, che è uno degli ultimi delle ultime acquisizioni della famiglia Ruffino, c'è proprio questa vigna circolare che vediamo laggiù in fondo, in cui sono rappresentati un pochino tutti i vitigni e tutti i cloni, quindi c'è un pochino una storia dell'azienda, e quindi confronto, perché ci piaceva proprio vederli in un medesimo terreno come si esprimevano differentemente. Sono rappresentati tutti i vitigni e i cloni presenti in tutta la tenuta Ruffino, per cui siamo molto orgogliosi di questo studio. Beh, questo è molto bello anche perché diciamo la tradizione è quella che caratterizza, però l'innovazione ci vuole, cioè il patrimonio e il sapere delle nostre radici insieme poi al patrimonio delle conoscenze e delle tecnologie. Questo è importante sia per quello che riguarda la vita di vigna, sia poi per quel che riguarda cantina, vinificazione e via dicendo. Certo. Intanto, allora, abbiamo detto Sangiovese, tra un po' torneremo, perché io vedo però che in questo momento particolare della vita del vigneto. Sì, siamo in un momento un po' delicato, nel senso nella fase di pre-invaiatura. L'invaiatura è quel momento in cui l'uva cambia di colore, e questo qui è un momento in cui è importante che l'uva prenda il giusto rapporto tra aria e luce, per cui le nostre ragazze in questo momento stanno cercando di esporre i grappoli a una giusta luminosità per portare al meglio la maturazione, e per quindi l'apporto poi di quelle sostanze fondamentali nel vino, che possono essere polifenoli, antociani, e anche arrivare in fondo alla maturazione con una buona sanità. Certo, per cui arrivare uve sa che è fondamentale. Per fare anche un buon lavoro in cantina. Per cui è un'operazione un po' delicata che preferiamo fare manualmente, perché si rischia di non toccare, di preservare i grappoli, e ci vuole anche abbastanza occhio da parte degli operatori per cercare di non esagerare nell'operazione e neanche di diminuire, visto che comunque richiede parecchio impegno. Ecco. In particolar modo in questo territorio è importante raggiungere un giusto equilibrio vegetoproduttivo, perché sono terreni piuttosto, diciamo, in termini semplici da dire, un po' forti, per cui in questi tipi di terreni la pianta tenderebbe magari o a spingere troppo o comunque
comunque a essere a livelli un pochettino magari troppo a favore dello sviluppo vegetativo. Per cui è molto importante mantenere le piante in un equilibrio tra frutta e foglia in modo da arrivare a una completa e buona maturazione. E per cui in questo ci adottiamo da tutte le pratiche agronomiche che possono essere da quelle della gestione della, come diceva lei, della potatura piuttosto che la sfogliatura, le cimature, ma anche interventi più semplici come possono essere la calibratura di una buona concimazione o piuttosto magari anche un diradamento quando siamo a fine quasi raccolta. Per cui è in questo contesto che stiamo attenti in ogni operazione. È molto 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 importante che ci sia la giusta foglia con la giusta quantità d'uva, certo, è fondamentale. Questo è forse l'unico tratto comune che caratterizza un pochino tutti i vitigni e tutti i vigneti. Ecco, dicevamo Sangiovese, le diceva prima, qui in Toscana lo chiamate il prugnolo gentile, è un vitigno un po' a Montepulciano proprio, quindi il prugnolo gentile, che comunque è questo vitigno un po' particolare che si contendono tra l'altro come paternità diverse regioni, dalla Toscana al Lazio all'Emilia Romagna in pratica, però diciamo riesce ad esprimere nella sua antichità anche tanti riflessi di modernità, perché è un vitigno comunque che è stato riapprezzato molto negli ultimi tempi. Diciamo che si dice che è il danno e il bene della Toscana, il danno perché è un vitigno molto difficile che dà soddisfazioni se coltivato molto bene, perché rischia magari di eccedere nelle produzioni oppure essere delicato nella sanità, però è anche il bene perché è proprio la toscanità, per cui è la base delle nostre DOCG come abbiamo detto prima, e per cui è fondamentale non abbandonarlo e comunque mantenerlo al massimo e cercare di comunque valorizzarlo, anche visto comunque che dà delle soddisfazioni notevoli, in quanto comunque un vitigno che se coltivato bene può dare dei vini di struttura importanti, di grande sapore, profumo, dei vini importanti proprio, per cui è nato con la Toscana e direi di lasciarcelo. E anche le sue complessità e diversità, come complesso e diverso è un pochino tutto l'universo dei vini, dicevamo un piccolo microcosmo, ogni anche piccola realtà, perché c'è la terra, c'è il clima, c'è l'esposizione e naturalmente dicevamo queste cure agronomiche, cure agronomiche che naturalmente comprendono le pratiche che abbiamo detto prima, che vedono appunto l'intervento, la manualità diretta con la loro capacità, e poi prevedono anche l'adozione di tecniche particolari ad esempio per la nutrizione, la concimazione, cioè tutte quelle cose che sono utili affinché la pianta cresca al meglio e il grappolo di conseguenza. Sì, certo, è molto utile per esempio vedere se una pianta è sempre in sanità, per cui per esempio se mostra delle carenze, piuttosto che comunque se gli manca diciamo qualche elemento cruciale nei momenti vitali di maturazione. Anche in questo noi siamo abbastanza attenti, infatti è da tempo che adottiamo sia tecniche di concimazioni al terreno, ma più ultimamente adottiamo anche sistemi per esempio di concimazione fogliare, attraverso le quali riusciamo comunque a calibrare un pochettino meglio la necessità della pianta. Ecco. Ovviamente con partner affidabili, perché bisogna andare di pari passo, perché bisogna sposare una strada e proseguirla in questo senso. Sì, sì, certo. E dal punto di vista per esempio della nutrizione, noi è già da qualche anno che ci affidiamo comunque a un partner internazionale come CIFO e soprattutto crediamo anche nel discorso della concimazione fogliare, in quanto comunque riusciamo a calibrare bene l'elemento giusto al momento giusto, per cui ci affidiamo per esempio concimazioni di intervento tipo quando dobbiamo risolvere delle carenze, o piuttosto anche preventive tipo dei microelementi in fase di sfioritura, oppure addirittura fra poco per esempio daremo magari anche del potassio in fase di invaiatura, perché riteniamo che sia un elemento che ci aiuta nel discorso per esempio qualitativo e complessivo dell'operazione. Abbiamo visto che nel Sangiovese per esempio dà anche un riscontro qualitativo poi su le gradazioni o sulla qualità in generale. In questo termine penso che la concimazione sia fogliare che la fertirrigazione che adottiamo in un'altra delle nostre tenute abbiano portato un passo avanti verso la possibilità di manovrare questo aspetto, che è molto indicativo per la qualità ma anche difficile, dato molte volte per via terreno, da calibrare proprio la quantità giusta. Ecco, per quello che riguarda il sistema di allevamento, anche qui siamo nel classico. Allora, Toscana è nata con Cordoba
cordone speronato, che significa una forma d'allevamento a cordone permanente, dove ogni anno vengono rinnovati gli speroni. Noi in qualche modo cerchiamo di tenerli anche piuttosto raccorciati, in modo da evitare l'innalzamento della produzione. In genere 1,20 m di parete fogliare, abbiamo visto che è il giusto equilibrio di foglie. Poi, per quanto riguarda la gestione a verde, in genere facciamo un paio di cimature e poi una regolazione comunque a livello anche manuale di diradamenti nel caso di produzioni eccessive. Abbastanza con il cordone speronato si autoregola normalmente la pianta, non eccede come altre forme di allevamento, per cui dopo 5-6 anni raggiunge il suo equilibrio e abbiamo per cui mantenuto sia la toscanità ma anche una buona forma di allevamento che ci dà qualità e produzione già giuste. Senta, ci sono alcune notizie tipo il sorpasso produttivo dell'Italia rispetto alla Francia, qui siamo a livello di quantità, però un grande successo per quel che riguarda l'export, e quindi questo invece significa anche qualità, perché tra l'altro non vinciamo solo nel rapporto qualità-prezzo, ma anche perché siamo diventati vini di moda e quindi il Made in Italy insomma fa scuola in questo campo. E poi c'è un'altra notizia di questi giorni che pare che il clima a livello globale stia comunque cambiando proprio alcune produzioni, ad esempio in California lo sentono molto, ma anche a livello nazionale. Tra l'altro c'è anche un discorso legato ad un'anticipazione della maturazione proprio in questa fase stagionale. Ecco, lei come li vede tutti questi ragionamenti? Allora, li vedo un po' eccessivi, onestamente, nel senso che non mi preoccuperei più di tanto di cambiamenti per il momento di scenari mondiali o dello spostamento della viticoltura al Polo Nord. Ecco, questi mi sembrano un pochettino delle forzature, però di sicuro siamo di fronte a dei cambiamenti stagionali a livello di insetti e di maturazione. Abbiamo dei cicli raccorciati, anche quest'anno abbiamo un anticipo di circa 10 giorni, e delle stagioni che effettivamente in qualche modo portano a delle concentrazioni di caldo, più che vedendo un po' quello che è il discorso climatico di tutto l'anno. Non è tanto quello la raccolta dei dati che noi abbiamo sotto mano sull'accumulo di gradi giorno oppure le quantità di ore luce, non è tanto questo, ma è il fatto che questi normalmente si concentrano in alcuni mesi, per cui ci può essere problemi che possono andare effettivamente da eccessivi calori, da sofferenza, da bisogno di acqua, da scottature. Questo effettivamente bisogna ricorrere, ed è con questo che comunque abbiamo le tecniche agronomiche per poter anche in qualche modo sopperire, difenderci, insomma, al di là dell'adozione delle irrigazioni, appunto anche la tecnica oculata delle sfogliature, come si diceva, come modulo di ombra e di luce, piuttosto che comunque il discorso nutrizionale di cui facevamo prima, per cui sempre la regolazione della chioma. In qualche modo credo che non siamo ancora a doverci preoccupare che scompaia, poi di domani non v'è certezza. Per finire alla Toscana con il nostro prugnolo gentile, speriamo di tenercelo ancora per un bel po', perché dà molte soddisfazioni, insomma. Tra l'altro è questa bella di OCG, questo vino nobile di Montepulciano, lungo la strada del vino nobile di Montepulciano, perché c'è proprio questa bella strada del vino. E tra l'altro noi qui ovviamente siamo in una fase ancora di maturazione delle uve per la prossima vendemmia, ma chiaramente questi sono vini importanti, quindi la loro stagione passa nella cantina non soltanto nel momento della vinificazione, ma poi ci sono le botti e non solo, anche qui secondo tradizione, perché non bisogna mai forzare niente. Però direi di andare a dare un'occhiata. Magari anche un assaggio, che anche ne dice? Un assaggio, certamente. A favore anche di quello che diceva, ecco, infatti dico proprio Sangiovese o comunque Prugnolo, ecco, magari rispetto a quello che lei diceva, sconsiglierei magari l'adozione di varietà molto precoci o comunque ritornare al vecchio discorso dell'autoctono, per cui la varietà da dove nasce vuol dire che un'origine ce l'ha, insomma, per cui mettere le varietà giuste nelle regioni giuste e nelle località giuste, direi che è un buon punto di partenza, insomma. Mi sembra il messaggio giusto per rimanere con l'aggettivo che ci ha accompagnato. A questo punto invece ci accompagna una piccola pausa, il tempo per ridiscendere, perché vedete qui le colline sono dolci, però sono comunque da percorrere. Ci vediamo tra pochissimo.
Di antica e lunga storia, Montepulciano ha origini dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo avanti Cristo, ma oggi la sua notorietà è legata alla ricchezza degli ottimi vigneti e in particolare alla produzione del vino nobile di Montepulciano di OCG. Vi abbiamo già raccontato tante cose, tanto che alla fine siamo rimasti qui all'interno della vigna perché altre cose ci sono da raccontare. A parte un'occhiata diretta a questa tenuta, l'odola nuova della famiglia Ruffini, perché in effetti se stiamo parlando di vitigni antichi, anche la storia della tenuta è antica, perché pensate, la storia si intreccia al 200, le origini risalgono a quell'epoca, e c'è anche un documento che dice che la produzione di vino su questa proprietà esiste almeno dal 1452. C'è anche un documento del 500 in cui si legge: un casolare per il proprietario, una casa per gli operai, campi e grandi giardini, uliveti e frutteti per produrre tutto ciò di cui una fattoria necessita. Il luogo si chiama Lodola Nuova. Allora, noi qui a Lodola Nuova siamo e tra l'altro qui con noi c'è Piero Luciani, che è proprio responsabile della tenuta. Noi abbiamo prima raccontato quali sono le operazioni che si debbono fare da un punto di vista e di pratiche culturali, di pratiche agronomiche, nutrizione e via dicendo, però c'è anche un'attenzione di tipo sanitario per le uve, che è molto importante. Lei in questo momento ha un grappolo nelle mani, una lente dall'altra. Sì, io sono alla ricerca, sperando di non trovarne, di uova di tignoletta, che mi sembra in questo momento di non vederne. Ora c'è un sospetto su questo chicco. E quindi si parte naturalmente, già tignoletta il nome la fa sembrare piccoletta, quindi immagino ci va. L'uovo è un uovo molto piccolo. Sì. Anche difficile da individuare molto spesso, che però poi danneggia molto. Ecco, che succede gravi. Se ci fosse? Sì, perché al momento che poi si sviluppa il vermettino, fora il chicco e porta poi la botrite, quindi è un danno collaterale che crea il grappolo. A secondo poi l'infestazione che troviamo, decidiamo se intervenire o meno, perché è naturale trovarne qualcuno, non è che interveniamo comunque certo. E sempre, interveniamo solo se c'è un certo livello di attacco, altrimenti no. Però così, a occhio mi sembra molto sani, sì, questi vigneti, anche perché sono belli arieggiati, che non so se sia una caratteristica importante, sì. Però mi dà l'idea che questa arieggiatura... No, l'arieggiatura fa parte delle tecniche agronomiche anche per impedire questo, esatto. Per impedire anche altre malattie chiaramente, quindi è fondamentale poi sempre per la qualità dell'uva. Senta, i tenimenti in generale hanno un ettaraggio, mi pare più di 1500 ettari in tutta la Toscana, ma qui l'odola nuova... Siamo su 110 ettari complessivamente. Perfetto, allora abbiamo dato anche ulteriori caratteristiche, mentre nelle cantine ci dovrebbe aspettare proprio l'enologa, perché abbiamo un momento anche legato alla degustazione che mi sembra importante, perché sapere degustare i vini significa anche dare l'imprimatur davvero quando un vino può accedere direttamente ai mercati con sicurezza, e naturalmente diventa anche un tratto caratteristico importante da raccontare al consumatore anche per quelle che sono poi non solo le degustazioni, ma gli abbinamenti, e qua con la cucina toscana. Beh, di problemi ne avete zero, quindi questi rossi ben si accompagnano. Detto ciò, però, a questo punto ci incamminiamo davvero verso il cuore aziendale della vinificazione, delle botti e delle degustazioni, mentre cediamo la linea a questo collegamento. Dal 2004 Lodola Nuova può contare su una nuova grande cantina di vinificazione e invecchiamento, ed è molto importante quando si parla di rossi così importanti come in questo caso il vino nobile di Montepulciano di OCG. E allora ci ha raggiunto la nostra enologa della tenuta Lodola Nuova, Rita Orru. Noi praticamente siamo nella bottaglia, però il processo di vinificazione insomma ha tante fasi. Non è questo il momento della vendemmia, ma è il momento in cui comunque i vini continuano a fare il loro percorso. Allora, intanto voi avete costruito una cantina che funziona con la gravità, su tre livelli, che vuol dire? Allora, costruita sulla gravità inteso perché tutto il processo dalle uve fino appunto all'affinamento viene fatto per caduta da un piano superiore fino al piano inferiore, dove appunto avviene la svinatura con le presse.
ed è l'intenzione appunto quello di non stressare né l'uva né il vino, per cui tutto fatto per caduta senza utilizzo di pompe e semplicemente delle tubazioni che trasportano l'uva, il vino, il mosto fino all'affinamento che avviene appunto in questa. Ecco perché dall'altra parte, diciamo, della cantina troviamo invece delle botti in acciaio e qui sono i granditini dove avviene la prima fase. Sì, nelle botti in acciaio appunto avviene la fermentazione e macerazione, invece in queste botti avviene l'affinamento come attualmente sta avvenendo. Botti grandi perché non si sono scelte né barrique né tonneau, in quanto nella botte grande comunque c'è una piccolissima cessione di legno, ma fondamentalmente l'obiettivo è quello di una microossigenazione del vino per migliorare l'evoluzione del tannino, dei complessi polifenolici di tutto il vino piano piano nel tempo, senza aggredire il vino con il gusto del legno, diciamo. Diciamo Ruffino ha scelto la tradizione anche in questo caso, tra l'altro difatti lo vediamo proprio ogni botte lo denuncia, qui sono 60,6 ettolitri. O 25-60, il range è questo. E poi naturalmente ogni botte ha il suo cartellino, vino rosso, atto che diventerà ancora passato alla commissione, nobile di Montepulciano, di OCG, questa è la vendemmia 2009. Allora, proseguiamo un attimo avanti perché chiaramente noi diciamo vino nobile di Montepulciano, poi chiaramente andremo anche a raccontare qualche etichetta, però in generale Rita, qual è la caratteristica principale che deve avere un vino nobile? Allora, vino nobile è sicuramente la base, il vitigno che è il Sangiovese o Prugnolo Gentile, che per disciplinare deve essere un 70%, un 30% poi complementari. E poi l'altra caratteristica, vabbè, la fermentazione e vinificazione in acciaio e l'affinamento che deve essere al massimo di 2 anni. Qui da noi si fanno 18 mesi affinamento in botti grandi e 6 mesi in bottiglia. Questo per il nobile e la base, mentre la riserva devono essere sino a 3 anni, per cui si fanno circa 30 mesi di affinamento in botte grande e 6 mesi in bottiglia. Dopodiché si possono andare ad assaggiare, o meglio a degustare, ed è quello che noi stiamo per fare, giusto? Quindi risaliamo per gravità, noi la combattiamo la gravità, quindi risaliamo ai piani alti e intanto ci accompagna questo collegamento, ma noi ci rivediamo tra pochissimo. Abbiamo ricomposto in questa bella sala degustazione il gruppo di amici con cui abbiamo avuto modo di fare una bella passeggiata tra le vigne qui nel territorio di Montepulciano, la tenuta Lodola Nuova nei tenimenti Ruffino nel cuore della Toscana. E vedete allora che abbiamo Piero Luciani con cui abbiamo fatto il nostro giro in vigna, Valeria Fasoli che comunque diciamo tiene l'occhio puntato su tutte quelle che sono le tenute della famiglia Ruffino, e abbiamo la nostra enologa Rita Orru con cui siamo appena risaliti dalla cantina e che si occupa proprio in particolare di quelle che sono le degustazioni legate ai vini aziendali. Allora, intanto qui io vedo un tris, cerchiamo di mettere ogni cosa al suo posto. Allora, andiamo ad assaggiare, a degustare i 3 vini importanti dell'azienda: è il vino nobile Montepulciano base del 2008, la riserva del 2005 e il Syrah, che è l'altra DOC dell'azienda, del 2007. Che tra l'altro viene proprio coltivata in un ramo d'azienda qui a Cortona, giusto? Perfetto. Allora, io direi subito di cominciare, partiamo subito con il versare nel nostro calice, anche perché io non ne so tanto, però credo che anche il colore sia uno degli aspetti fondamentali per le caratteristiche qualitative del vino. Possiamo proprio prenderlo. Poi come si procede? Allora, il nobile di Montepulciano è a base del vitigno sangiovese o il Prugnolo Gentile, che si distingue dai sangiovesi che si trovano nel Chianti Classico o nella zona del Brunello,
per la caratteristica appunto del terreno che è di base argillosa e che ci permette di ottenere comunque un vino con questa struttura polifenolica fondamentale di grande importanza. E come lo beviamo questo bicchiere di vino? Si guarda sicuramente prima il colore, che essendo questa un'annata comunque 2008 ha fatto un affinamento di 18 mesi nelle botti grandi, e si può vedere che è un colore in rubino intenso con una leggera unghia aranciata che sta a denotare appunto l'invecchiamento. Si sentono appunto i profumi, che sono tipici a primo impatto di frutti rossi, in particolare amarena, ciliegia, e poi andando più in fondo si sentono odori speziati, una nota finale di tabacco. E al gusto è un vino molto morbido, dei tannini dolci, gentili, mantenendo comunque sempre la sua freschezza e una persistenza finale molto, molto intensa, che appunto sta a marcare la struttura del vino. Ecco, io chiederei a Rita di appoggiare qui questo calice e poi di versare in quelli vicini anche la nostra riserva e poi il Syrah, anche perché così si può apprezzare eventualmente anche una diversità di colore, di intensità, perché immagino, avete detto, la terra li alimenta, poi naturalmente la vigna fa il suo lavoro, ma anche abbiamo visto queste grandi botti collaborano poi a far sì che più rimangono lì, più si sviluppano in maniera naturale le proprietà di questi vini. Esattamente. Poi, se posso permettere di allargare oltre a quello che ha detto Rita, rispetto alle nostre tenute, diciamo, in questo particolare contesto si sviluppano, andiamo proprio a fare vini che sono propensi a durare nel tempo, per cui vini che hanno anche in qualche modo una struttura tale da poterci permettere di avere un invecchiamento molto importante, per cui vini molto grossi, insomma, come si dice, no? Per cui in qualche modo dotati di una notevole potenza. Per cui, che si esprime solo qui, perché noi abbiamo provato anche a portare il medesimo cloni di Sangiovese dal Chianti Classico a Montepulciano, ma quello che esce è proprio l'espressione del territorio più che del clone in se stesso. Ecco, una curiosità, il Syrah, che invece abbiamo detto è di questo territorio confinante, insomma, recitiamo sempre in questa bellissima valle, però io lo vedo un po' più di colore ecco, io dicevo un rubino scuro, però un rubino intenso, vediamo comunque ha fatto un affinamento di 12 mesi circa in tonneau, che sono botti da 500 litri, e quindi comunque è un vino giovane, diciamo, ancora giovane rispetto agli altri due, e quindi l'intensità del colore appunto si può vedere che è intensa, e qui sentiamo dei profumi che sono comunque sempre frutti rossi, molto, si sente più fruttato che lo speziato, anche se magari la caratteristica del Syrah può essere il sentore anche di pepe nero e pepe bianco. Ma guarda che bello, quante cose che ci sono nel vino. Piero Luciani, una curiosità che non c'entra niente col lavoro che fa, però noi abbiamo detto qui ci mettiamo la chianina, poi che ci avete? I pici, il formaggio, il pecorino di Pienza, sono un pochino questi? I pici, ma non ci dimentichiamo neanche la carne di cinghiale, questa è una zona molto ricca di cinghiali, diciamo, quindi le salsicce, tutto quello che sono poi i derivati. E per esempio il Syrah è un vino che si potrebbe prestare benissimo proprio per la sua potenza. Ecco, Valeria prima mi diceva grossi, però anche eleganti. Anche eleganti, soprattutto, vabbè, c'è una grande differenza comunque anche tra Syrah e Sangiovese, perché è stata una sfida introdurre Sangiovese in questi terreni, perché rispetto alla differenza tra i due vitigni, pur portando questa potenza, che il Syrah teme molto lo stress e soprattutto la mancanza d'acqua, per cui è importante che in qualche modo sia ancora più in equilibrio del Sangiovese. Il Sangiovese si dice da noi che quando soffre un po'
si fa la scorza dura. Il Sirà invece deve cercare di vivere sereno, per cui bisogna cercare di lavorare molto molto in vigna. Per noi è stata una bella sfida ottenere questo risultato. Bene, allora naturalmente la cosa bella che emerge da tutto questo è che vedete come la vita del vino è contrassegnata come elemento vivo, sì. A partire proprio dalla vigna da cui abbiamo cominciato il nostro racconto fino a quello che troviamo nel nostro bicchiere. Ce ne fossero quattro avremmo fatto un brindisi, però non finisce nemmeno qui la nostra puntata, perché abbiamo ancora tanti altri sipari da raccontare e ripercorriamo anche un altro tratto di Toscana. Io naturalmente faccio un in bocca al lupo a tutti, anche perché in questa bella stagione estiva naturalmente qui l'enoturismo impazza e quindi è importantissimo, e tra l'altro sono dati sempre crescenti. E non dimenticate nemmeno il 10 agosto Calice di Stelle, che è il grande appuntamento delle città del vino, e Montepulciano, se non è quella città del vino, è Montalcino, eccetera. Quindi perfetto, allora grazie a tutti, vediamo dove ci porta con i piedi per terra, ma noi ci ritroviamo tra pochissimo insieme. Dalla Valdichiana alla Valdelsa, e comunque tutto questo territorio toscano recita soprattutto legato al vigneto. E cerchiamo di capire comunque a Castel Fiorentino, dove abbiamo raggiunto questa bella rivendita, Locci Agricoltura, qual è la realtà agricola della zona. Poi racconteremo anche la bella storia di famiglia, perché intanto qui con me ci sono due fratelli, fratelli in effetti sono tre, poi mi dicono che ci sono anche due cugini, quindi vedete, dove si va, la famiglia è sempre protagonista. Allora, io comincio da Andrea, perché mi piaceva pennellare un attimo il territorio. Io ho detto vigneto, però siete comunque circondati da realtà agricole anche improntate ad altro, certo. Per oggi predomina. Sì, certo, qua nella nostra zona c'è innanzitutto la zootecnia, soprattutto specializzata negli ovi caprini. E chiaramente tutto dietro ci va, i vari prati, i cereali per l'industria. Purtroppo il vigneto ha preso il sopravvento. Diciamo, purtroppo e per fortuna, nel senso che poi caratterizza fortuna, perché anche poi, sì, perché, i tratti diciamo, è di cambiato paesaggio. Un attimino, bravo, il paesaggio, però chiaramente quando vediamo le colline vigneto e oliveto soprattutto, insomma, hanno un altro fascino, diciamo così, però insomma, faceva piacere anche quando si vedeva un po' di pecorelle in giro. Ma noi le abbiamo viste oggi venendo qua, quindi qualcosa c'è restato. Ecco, comunque diciamo che è un territorio in cui l'agricoltura dà ancora la sua vitalità, sì, al di là. Cioè, francamente, allora, l'uomo è un tradizionalista e qui vedo la nostra valle. Siamo molto legati all'agricoltura, anche le famiglie, insomma, che lavorano magari in industria hanno il loro orto, insomma ci si sta dietro, dai. È una cosa molto piacevole, secondo me. Ecco, Marta Locci, tra l'altro è bello questo incontro, incontriamo tante figure femminili in questa bella puntata toscana, quindi già questo mi pare bello sottolinearlo, quindi abbiamo lasciato una responsabile agronoma in campo, una enologa in cantina e qui ritroviamo una responsabile per quello che riguarda questa rivendita, che chiaramente ha come interlocutore gli agricoltori di questi territori, perché voi proprio siete specializzati nel comparto agricolo a 360 gradi. 360 gradi, esatto. Noi siamo nati come siamo, ora dico siamo perché mi sento parte, però i nostri genitori sono nati come molinetto e da un piccolo molinetto nel tempo ci siamo trasformati, come diceva anche mio fratello, perché è cambiato il tipo d'agricoltura, per cui quando prima si serviva solo esclusivamente allevamenti, ora gli allevamenti si sono ridotti, per cui col tempo siamo arrivati a costruire quello che si vede oggi. È cambiato anche il tipo di cliente, per cui ora ci si interloquisce più con gli agricoltori, tipo quelli che avete visto anche stamani voi, e sempre più prende in campo. La nostra famiglia, dal punto di vista proprio prettamente della nostra azienda, è cresciuta. Da un babbo e uno zio siamo diventati, come si diceva, cinque personaggi, tutti giovani, lui è più anziano dei nostri soci, quindi insomma una realtà che sta crescendo, e sta crescendo con tutto quello che c'è qui dintorno, e fortunatamente ci dà tanto, perché c'è tanta agricoltura qui dintorno a noi. Ecco, tra l'altro prima proprio citava anche un po' dei luoghi molto belli attorno a Castel Fiorentino, perché ci sono dei nomi illustri da
da San Geminiano in giù? Monte Esperto, Licereto Guidi, noi siamo proprio nel centro dal punto di vista sempre di vigneto, perché ormai si parla quasi esclusivamente di quello come agricoltura. Dal punto di vista di vigneto penso si sia proprio nel centro preciso di quello che è l'importanza di Monte Esperto, l'importanza di San Gimignano e l'importanza di Cerreto Guidi, sempre e vinci per il vigneto, senza considerare che in questa zona si è sviluppato tantissimo l'agriturismo, sempre legato al settore dell'agricoltura. Agriturismo e enoturismo, perché alla fine il vigneto è anche questo, ma qual è la richiesta principale che fanno gli agricoltori di queste zone? Prodotti di qualità, rapporto qualità-prezzo, un consiglio, cioè voi non siete venditori, siete anche consiglieri. Sì, certo, no. Chiaramente quando si parla di viticoltura e qualità o comunque agricoltura e qualità, per forza ci vuole il mezzo, il prodotto che serve per portare maturazione i vari prodotti è di qualità. E chiaramente forse anche la nostra crescita è dovuta al fatto che abbiamo sempre cercato, anche i nostri genitori, insomma, sempre il prodotto di qualità. Purtroppo delle volte va a scapito del prezzo, però poi alla fine è sempre un guadagno, insomma, cioè alla fine c'è sempre il ritorno economico quando utilizziamo prodotti di qualità, che non sono poi, magari qualità è una parola astratta, no? Con qualità si dice tutto e si dice niente, in realtà qualità è oltre al prodotto anche la formulazione, cioè, quindi in mezzo oggi si parla di 626, insomma, di problemi anche legati all'operatore, e quindi se si utilizza prodotti di qualità chiaramente si abbassa il range di tante problematiche che sono in campagna, chiaramente. E poi il rispetto ambientale, che è fondamentale, ma voi li accogliete tutti sempre così col sorriso a 44 denti, come caratterizza voi anche tutti gli altri componenti della famiglia? Sì, assolutamente. Assolutamente. Anche chi lavora con noi, sì sì. Va bene, allora noi con questo sorriso ci lasciamo, grazie e buon lavoro, grazie, e un saluto grazie anche a chi non c'è ora qui, ma che chiaramente certo con voi collabora sempre. Grazie. Grazie. CIFO, da 45 anni, per un'agricoltura ragionata.